Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 72. Oggi è il grande giorno. Mentre io, Est e Sara aspettammo il tipo per vedere le telecamere, iniziamo a fare colazione. Ciao, vieni, accomodati. Vuoi un caffè? Ciao a tutti. Sì, grazie, volentieri. Bevemmo il caffè e ci mettemmo in postazione per guardare le videocamere. Nulla di preoccupante per ora. Il monitor fa vedere tutte le stanze dove sono state messe le telecamere, ma ora tutto liscio. Nel volto di mia figlia vidi ansia, ma beh, è normale. Quando ad un certo punto vidi qualcosa muoversi nell'oscurità in camera di Sara. Tutti noi eravamo concentrati a guardare quell'ombra muoversi. Poi accadde una cosa strana. Sara accese la luce di camera sua e in quella stanza ci furono tutti i bambini delle cassette, quelli scomparsi. E stavano discutendo di qualcosa. Giulia prese un coltello e una telecamera e gliela porse a Sara. E lei in quel momento aveva una faccia felice, ma la sua felicità era malata. Sara prese il coltello e la telecamera e iniziò ad autoriprendersi. Ed entrò nella nostra camera, accese la lucetta piccola della mia mensola e lì, seduto proprio ai piedi del letto, ci fu una persona alta, tutta vestita di nero. Credo sia quel capo. Lui si arrabbiò e all'improvviso sentimmo un sussurro, come se avesse parlato proprio attaccato alla telecamera. Non è il momento giusto. Sara fece un cenno e se ne tornò in camera sua, dove c'era Giulia. Gli diede il coltello e la telecamera, muovendo la testa per dire no. Giulia scomparve e lei tornò a dormire. Non ci potevo credere.